Una firma e una stretta di mano a favore di telecamere nasce un patto per il turismo attrattivo. Per chi non lo sapesse, è un turismo che fa dell'esperienza nuova e attrattiva la sua carta da giocare. Un settore turistico emergente che ha stilato una serie di richieste proposte alla regione. Leggi: un miglioramento dei trasporti dedicati al turismo, strade più sicure, infrastrutture digitali all'altezza dei tempi, normative più snelle e veloci, standard di qualità. Le idee di Federpate, ovvero professionisti abruzzesi del turismo esperienziale, sono state raccolte in un documento e sono state accolte dalla regione per questo patto, che avrà una verifica nella prossima edizione di Abruzzo Attrattivo a fine anno. Ormai Abruzzo Attrattivo è un appuntamento consolidato, utile per questa regione. 130 operatori hanno scritto un documento con 260 mani, possiamo dire. Importante, perché dentro chiediamo l'alzamento degli standard di qualità a questa regione. Dobbiamo diventare una destinazione turistica competitiva, di alto profilo, con tante importanti ambizioni, trasporto pubblico più attento al turismo, una rete sentieristica più efficace, rifugi, esperienze che legano di più il mare alla montagna, la possibilità di mettere sempre più in rete le strutture ricettive di qualità con gli operatori, i professionisti di qualità, combattendo in qualche modo, allontanando forme di abusivismo, di improvvisazione, e soprattutto una promozione di alto profilo come merita l'Abruzzo e come tante altre destinazioni a livello nazionale e europeo stanno facendo. Noi oggi è un documento fatto dagli operatori. È evidente che noi ci impegniamo quotidianamente per risolvere i problemi, però pensare di avere la bacchetta magica oggi, risolvere tutti i problemi legati al trasporto, alla sanità, a qualsiasi cosa, è difficile. Però sicuramente abbiamo fatto già l'esperienza l'anno prossimo, a novembre, durante le 2 giorni di Abruzzo Attrattivo, vedremo se avremo fatto qualche passo in più. Io sono sicuro di sì, perché la strada intrapresa è quella giusta. Volevo dire che da poco abbiamo anche approvato in Consiglio regionale il nuovo testo unico del turismo, che ci dà uno strumento in più a disposizione degli operatori e degli amministratori per far sì che l'Abruzzo diventi sempre di più una meta turisticamente apprezzata.